Io quando sono a lavorare, quando faccio oggetti completamente fatti a mano, cioè parto da nulla e creo quell'oggetto che voglio fare, perdi la cognizione di tempo, cioè non hai più questione, cioè a volte mi chiamano, dice oh c'è da andare via, bisogna andare via, e non mi sono accorto di essere arrivato a fine giornata e sono lì che ancora vo a casa e ancora penso all'oggetto e non vedo l'ora di arrivare la mattina per poter completare o per controllare che tutto vada bene, che non ci siano... È un lavoro un pochino impegnativo, cioè nel senso sei sempre coperto di terra, sei sempre sporco, sei sempre... D'inverno fa freddo, non è che ci ti puoi scaldare con facilità, l'estate fa caldo e non ti proteggi, non c'è l'aria condizionata, cioè dopo la crisi che abbiamo avuto nell'azienda dove lavoravamo tutte e due, si è deciso di prendere questa iniziativa, si è messo su questa azienda, ci siamo dedicati a questa azienda anima e corpo. Con chi parlavamo ci diceva voi siete pazzi, siete pazzi, solo che noi ci si credeva, si era convinti che la cosa potesse funzionare. Nonostante sia un lavoro antichissimo, è sempre secondo me ancora tutto da scoprire, cioè si scopre sempre cose nuove, si può sempre fare cose nuove, e considera che quel vaso che ho fatto lì sono giorni e giorni di lavoro, per dire, poi arrivi anche a fare delle cose che sono, come dire, ripetitivi, perché tutta l'uva che ho applicato, tutti quei pallini fatti e poi messi, ti insegna pazienza, ti insegna non accontentarti, essere perseverante, voler raggiungere l'obiettivo. A volte è capitato delle persone chiedevano delle cose che sembravano fossero quasi irrealizzabili. Sono riuscito a farle.